Presidente, nel suo intervento ha parlato chiaramente di due pesi e due misure nell'evidenza che viene data a diverse vicende giudiziarie. Ma ci sono vicende che sono scandalose, che dimostrano, quando parliamo dei temi della sanità, di quello che è stato fatto a danno dei calabresi, interessi di carattere personale, le ultime vicende legate ovviamente al consigliere regionale ex assessore, che ai tempi in cui l'assessore e la moglie vinceva un concorso alla sanità. Fosse accaduto nel centrodestra, questo sarebbe diventato lo scandalo degli scandali, avremmo avuto un'enfasi della notizia che sarebbe arrivata anche ovviamente sul livello internazionale. È accaduto nel centrosinistra e questo merita qualche trafiletto in qualche giornale e qualcuno forse che dà un rilievo importante. È la dimostrazione dei due pesi e delle misure di cui Mario Caligiuri ne parlava e anche la dimostrazione di quanto, contrariamente a quanto qualcuno intende sostenere, che effettivamente ci sono delle prove che dimostrano che a volte anche questo tipo di notizie vengono occultate o vengono trascurate. E noi vogliamo che chi ha il compito di registrare gli eventi dia, non dico pari dignità, ma comunque sarebbe eccessivo da parte nostra pretendere questo, ma che comunque ci sia una giusta valutazione di quelli che sono gli eventi, perché noi sul tema della sanità paghiamo le nefandezze del passato, paghiamo gli scandali che si sono verificati rispetto a assunzioni assurde e fuori luogo, paghiamo quello che oggi ovviamente il grande peso della pessima gestione che certamente va denunciata e che non può essere più un modello di riferimento. Tanto Magorno rivendica come obiettivo prioritario del PD quello di abbattere Scopellini. Eh sì, Magorno si accontenta di questo, se da socialista la sua battaglia politica la fa per abbattere Scopellini, vuol dire che questa è la dimostrazione della pochezza di questo centrosinistra. Io la politica l'ho sempre fatta, mai per abbattere qualcuno, ma per costruire, per andare incontro alla mia gente, e questo è il mio grande sogno, il mio grande desiderio, e noi continueremo a fare questa battaglia, mai contro nessuno, ma insieme alla nostra gente, alla nostra comunità, insieme ai calabresi, per costruire un futuro diverso.